Che bello, che bello. Ok, Aventurin, secondo banner della patch 2.1. Madonna, quindi abbiamo Aventurin. Ah, che non è Aventurin. Tra l'altro lui è, a parte che ha un design molto bello e conclude poi, no, conclude, non è vero, continua, insomma, il percorso dell'IPC iniziato con Topaz, sicuramente. L'abbiamo già, è stato già introdotto con la chiamata finale nella quest principale di Topaz, diciamo. Cosa interessante, Preservation Imaginary, questo chiude un po' il ciclo dell'Imaginary in realtà, perché adesso li abbiamo tutti, abbiamo l'Hunt con il Doc, abbiamo Destruction con Imbibitor, Nihility con Welt, quindi Debuffer, e Harmony con Yukong, e Abundance con Luosha, poi abbiamo lui Preservation chiaramente con Aventurine, e probabilmente mi sto dimenticando qualcuno. Abbiamo Erudition Imaginary? No, ci manca Erudition Imagine, non è vero? Ok, lo aspetterò, ci manca Erudition, ovviamente manca l'Erudition, perché non dovrebbe mancare l'Erudition ovviamente, no? Vabbè, comunque, detto questo, molto bello il design, e cosa si può vedere da qui? Ovviamente non sappiamo niente su di lui, nel senso che sappiamo solamente che è di qualche grado sopra Topaz, a livello di ranking nell'IPC, quindi sarà abbastanza interessante. Preservation probabilmente metterà scudi, non ho idea, sono curioso, vedremo, vedremo, non ho veramente idea di che cosa faccia, in base a cosa fa deciderò se prenderlo, perché essendo Preservation potrebbe aiutare, magari c'è qualcuno che vuole effettivamente un personaggio difensivo, no? Quindi potrebbe essere un'ottima occasione, nel senso, anche perché so che Acheron la vogliono in molti, ma ci sono molte persone che magari hanno il Jingyuan Elettro, la Kafka Elettro coi dote e dicono: io però l'Elettro sono a posto. E poi vedono sto Chad che arriva, che ha un bel Preservation. Dicono: però ho skippato Fuxuan, ho skippato Luosha. Adesso vedremo com'è. Quando vedremo il suo kit, quando sapremo qualcosa del suo kit, se ne parlerà e vedremo se ne vale la pena. Insomma, poi bisogna vedere anche che rerun mettono vicino in tutto questo, perché se ti mettono vicino un altro supporto vicino a lui in rerun, mi sembra un po' strano, insomma, però vedremo, non credo lo faranno. Comunque, interessante, qua vediamo delle chip da gioco d'azzardo in generale, non so se si può dire che sono da poker, roba così, però sicuramente lui è ludopatico e a lui piace gamblare, quindi io ti pullerò 100%, su questo non ci sono dubbi. La cosa interessante qui è che abbiamo una bottiglia con due bicchieri, però la poltrona qua direi che è abbastanza da sola, non so, comunque sarà interessante vedere in che contesto è. Andiamo a leggere velocemente cosa ci dice. Allora, vai avanti, usami come vuoi. Anche pugnalami alle spalle quando lo ritieni opportuno. Lo sfruttamento e il tradimento sono semplicemente strumenti del mestiere. Attenzione, questo qui farà casini, 100%. Ma comunque, ma ricorda, non faccio accordi che non ripagano, quindi spero che non mi deluderai. Ma sono stracurioso di sapere cosa combina sto tipo? Secondo me fa qualche inghippo strano, vedremo. Un senior manager del Dipartimento di Investimenti Strategici dell'IPC e uno dei 10 Stone Heart. La sua pietra angolare è l'avventurina degli stratagemmi. Ok, va bene. Vabbè, poi ovviamente in inglese qua probabilmente lo leggi meglio perché sarebbe Aventurine of Stratagem. Ok, va bene, comunque ok. Possiede un'aria frivola e non evita di correre rischi. Il suo sorriso costante rende difficile per le persone discernere i suoi veri sentimenti. Ci sta. Sembri quasi che fai parte dell'Elation più che della Preservation, signora Venturi, ma comunque è un'altra storia. Ha vinto la sua posizione attuale scommettendo contro il destino stesso. Considera la vita come un investimento ad alto rischio, ad alto rendimento. Gioca questa particolare scommessa con magistrale facilità. Praticamente è ludopatico anche con la sua vita. Ci sta, non vedo l'ora di vedere un po' come sarà. Per quanto riguarda il voice actor inglese, l'abbiamo sentito nella chiamata con Topaz e l'ho cercato, ma non ho visto lavori precedenti. Per quanto riguarda invece il voice actor, quello Jap, ha fatto 1 miliardo di lavori, letteralmente. Ha lavorato in qualsiasi cosa possibile, Naruto Shippuden, Gintama, Belzebub, non lo so, Another, tutto, No Game No Life, cos'è, non lo so, Aldno a Zero, Psycho Pass, dappertutto, ok? Cioè, pensate a un anime e lui c'è, quindi questo qua ne ha fatti tanti, Fire Force, non lo so, comunque vabbè, personaggio che insomma,
sono curioso di sentirlo il WA, perché probabilmente non ho sentito il WA della storia di Top Latin Jap, quindi sono curioso di sentirlo. Ovviamente sono curioso di sentire anche quello in inglese, perché l'ho sentito da una chiamata di Top Latin, ma è difficile farti un'idea, no? Quindi sono curioso, vedremo. E, interessante che hanno preso un WA con tutti sti lavori e tutta questa esperienza su Aventurin, quindi gli daremo parecchia importanza, direi. Vediamo come va a finire. E niente sul design, penso che abbia detto tutto. Ottimo PG, Preservation, fatemi sapere se lo prenderete. Questo porta a fare Acheron primo banner 2.1 e Aventurin secondo banner 2.1. Questo porta ad avere un roster allucinante di personaggi che arrivano con Penacony. E io non lo so, vabbè, io li prenderò tutti chiaramente, però posso capire, posso comprendere il dolore, il problema di dover scegliere qui. Personalmente, avessi un account solo, saprei esattamente cosa prendere in base a cosa ho bisogno sull'account, ma se devi andare a gusti, sei fottuto. Comunque va bene, oltre a questo, io sono stracurioso di vedere la lore, sono stracurioso di vedere come va avanti, ma comunque questo è tutto. Se lo pullerete, se vi interessa fatemi sapere. Io sono molto interessato a Preservation Imaginary, e l'elemento immagine è qualcosa che vediamo tra l'altro se c'è qualche sinergia con Ratio, anche la sono stra interessante. Siccome Ratio ce l'abbiamo tutti, qualsiasi forma di sinergia con lui ci interessa a tutti principalmente, o almeno a chi lo ha portato su chiaramente, quindi sono stra interessato. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se è un PG che vi interessa. Fatemi sapere se prenderete Acheron o lui, o tutte e due, o che ne so, ok? Se vi serviva un PG difensivo, yada yada, vediamo un po'. Chiaramente finché non sappiamo il kit è difficile giudicare, Preservation bisogna stare molto attenti al kit, però il suo design è molto molto interessante, secondo me appena con i farà casini e ci piace. Detto questo, io vi ricordo che il 26 abbiamo la live ufficiale per Penacony della 2.0, quindi vedremo tutto un po' come metteranno insieme questi PG, cosa c'è di nuovo, yada yada. La vediamo insieme, sia su Twitch che su YouTube, avete tutti i link in descrizione dei miei canali, eccetera eccetera, per chi vuole. Non vedo l'ora, sono super in hype. Va bene, per il video di oggi è tutto, sennò qui andiamo troppo per le lunghe. Alla prossima, grazie mille per aver guardato. Bella.